25 anni, italiano. A Fondi un incendio ha distrutto un fienile, a San Felice Circeo invece incendiato un sughero secolare. Valle del Sacco, ambiente, domani la manifestazione contro i nuovi impianti del trattamento dei rifiuti. A Terracina treni l'incontro con il WWF, bassa però l'adesione dei cittadini. Frosinone, isola pedonale, le polemiche, cittadini e commercianti si dividono. Sabaudia, scuole, indaga la procura, intanto oggi il sindaco ha incontrato i genitori e gli insegnanti. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro telegiornale, tantissime le notizie che troviamo in apertura, soprattutto la cronaca, parliamo di questo terribile incidente stradale che si è verificato nella notte sulla Pontina a Latina, è gravissimo, un camionista di 50 anni di Tivoli, particolari nel servizio con le immagini di Luigi Papa. Drammatico incidente stradale nella notte sulla strada regionale Pontina nel territorio di Latina in direzione sud all'altezza dello svincolo per il mare. Per cause ancora da accertare, un camion ha sbandato ed è andato a sbattere contro il guardrail. Un impatto devastante. L'autista di 50 anni di Tivoli che trasportava giornali è rimasto gravemente ferito. I vigili del fuoco con i sanitari del 118 hanno lavorato quasi un'ora per estrarlo dalle lamiere contorte della cabina ormai distrutta del mezzo pesante. Nell'urto l'uomo ha perso anche un piede. Trasferito in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, è in prognosi riservata. Sul posto anche i carabinieri. Pesanti le ripercussioni al traffico che è stato deviato in quel tratto di strada per diverse ore. Andiamo in provincia di Frosinone per parlare di una brutta vicenda, una violenza sessuale ai danni di una ragazzina di 14 anni che si è consumata lo scorso anno a Trevigliano, condannato ad 11 anni e 8 mesi di reclusione, un uomo di 50 anni di Vico nel Lazio, l'uomo tra l'altro doveva pagare anche 50.000 euro alla vittima, la ragazzina tra l'altro era la migliore amica di sua figlia, quindi una vicenda che ha fatto molto scalpore, molto discutere. I controlli antidroga, andiamo ad Ostia per parlare di questa brillante operazione dei carabinieri, droga che era destinata non soltanto al litorale romano ma probabilmente anche alla provincia di Latina. I militari hanno sequestrato ben 9 kg di marijuana, in manette sono finite 5 persone, la droga era occultata all'interno di un appartamento della periferia e una gran parte era già suddivisa in dosi pronte per essere spacciate. A Barciano picchia la compagna in albergo, arrestato un pregiudicato, si tratta di un 35enne italiano con precedenti specifici, la vittima invece è stata prontamente soccorsa dai carabinieri e portata in ospedale con una prognosi di diversi giorni. Ancora ai controlli dei carabinieri, a Terracina ha denunciato un 24enne per rapina impropria, aveva rapinato e spintonato un ambulante. Ad Aprilia invece un 30enne è stato sorpreso mentre rubava in un supermercato merce per oltre 300 euro. A proposito dei controlli straordinari, parliamo dei furti nelle abitazioni, controlli straordinari questa volta della polizia, vediamo com'è andata a Terracina. Furti nelle abitazioni, controlli a tappeto della polizia nelle zone più a rischio di Terracina. Passate al setaccio con la collaborazione delle pattuglie del reparto prevenzione crimini Lazio di Roma le aree più degradate del comune. Complessivamente sono state controllate 150 persone, 50 autoveicoli, numerosi pregiudicati ristretti agli arresti domiciliari ed effettuate verifiche su molte macchine ferme sospette. L'intensificazione dei controlli sul territorio erano stati già avviati nei giorni scorsi, in cui sono stati sorpresi una ragazza romena di 35 anni residente nella provincia di Napoli e 3 ragazzi, 2 ventenni di Latina ed un ventenne di Pontecorvo, che in diverse circostanze erano stati trovati a girovagare con insistenza nei pressi di alcune abitazioni ed esercizi commerciali. Le persone fermate non erano in grado di fornire alcuna valida giustificazione sulla loro presenza sul territorio, in considerazione delle risultanze emerse e dei pregiudizi penali a loro carico, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, sono stati sottoposti alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Terracina per 3 anni. I controlli per la prevenzione del crimine e la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti continueranno anche nelle prossime settimane.
Parliamo ora di incendi in provincia di Latina. Cominciamo da un spaventoso incendio che si è verificato tra Monte San Biagio e Fondi in via Portaturo, distrutto completamente un fienile. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco sono stati messi in salvo gli animali, per lo più bufale e bovini. I vigili hanno lavorato tutta la notte per spengere il rogo, pochi dubbi sulla matrice dolosa. Indagano i carabinieri con l'ausilio anche degli specialisti e dei vigili del fuoco che hanno effettuato anche altri sopralluoghi per reperire elementi utili agli accertamenti. L'altro incendio che segnaliamo è quello che ha distrutto un grande sughero secolare che si trovava a San Felice Circeo. Anche in questo caso non ci sono dubbi sulla matrice dolosa. Nei giorni in cui tutto il mondo si mobilita per la salvaguardia dell'ambiente, in provincia di Latina ancora si registrano incendi dolosi e danni di boschi e piante. L'ultimo rogo ha distrutto un sughero secolare in via Nardecchia, nel comune di San Felice Circeo. Nonostante il tempestivo intervento dei volontari dell'ANC di Sabaudia, l'albero è andato distrutto. Inoltre, l'incendio, che si era sviluppato ai margini di un terreno coltivato a serra, minacciava una linea dell'Enel e rischiava di propagarsi e creare danni anche alle strutture vicine. Le operazioni di spegnimento sono durate quasi 2 ore ed il povero albero è rimasto solo in legno carbonizzato. Il sughero, secondo quanto riportato dall'ANC di Sabaudia diretta dal maresciallo Enzo Cestra, è stato incendiato posizionando un innesco a metà della pianta. Non c'è dubbio sull'origine dolosa del gesto. Certo, chi lo ha commesso dovrebbe sapere che una persona ha bisogno di 14 kg di ossigeno al giorno per sopravvivere. Un albero di grandezza media ne produce 4,5 kg e il sughero secolare, andato distrutto, sicuramente produceva intorno ai 6 kg al giorno. Per non parlare della preziosità del sughero e di tutti gli animali che trovavano riparo nell'albero, indagano le forze dell'ordine. Voltiamo pagina, una vicenda.